Salve, salve a tutti, salve cari amiche ed amici, qui in un nuovo video. Chiaro, non sarà più nuovo quando lo finirete di vedere, ovvio. Quindi per voi possono essere nuovi tutti i miei video che non avete ancora visto, però è un qualche cosa che anche nella Rai si dice in una nuova puntata. Certo, tutte le puntate che vengono trasmesse per la prima volta sono nuove, quindi vabbè, bando a questa diatriba. Questo video lo titolerò Aspettando Babbo Natale, che in una situazione come la mia e come quella di molti, mi immagino che debba generare molte aspettative. Dato che io sono disoccupato, ci abbiamo bassi introiti in casa, quindi se non aspettassi Babbo Natale, da chi me li potrei aspettare i regali? Ma naturalmente da nessuno, sarebbe triste e non mi piacerebbe mica. E invece no, io intanto ho fatto la lista dei device che vorrei comprare, perché mi sento molto risentito e dispiaciuto che il tablet che mia madre mi ha regalato lo scorso Natale abbia deciso di funzionare male, e ogni volta che lo portiamo al server l'assistenza gli ripara la placca, gliela cambia, però nascono nuovi guasti. Mi sono veramente starotto. E poi adesso c'è la garanzia estesa, perché quella della fabbricante Eurocase è scaduta. Dovrò andare a vedere che mi dicono nel magazzino. Ma intanto io faccio i miei speranzosi progetti, perché fra tutte e tutti voi mi potreste aiutare ad avere il mio, per esempio, Apple iPhone 6 Plus, oppure Samsung Galaxy Note 4, oppure HTC One X 9, e insomma tutti i migliori cellulari, perché ho visto che è più facile riparare un cellulare che non un tablet, a meno che il tablet non sia molto costoso. Quindi, come dire, per me Babbo Natale quest'anno c'ha una Mission Impossible, però se fra tutte e tutti voi lo aiutaste a questo Babbo Natale a vincere una sfida impossibile, quella di portarmi un regalo, perché è difficile che venga in questa casa Babbo Natale per come stiamo messi. Ma vi ripeto, basterebbe che tutti voi guardaste tutti i miei video, che qua Babbo Natale arriverebbe 3 volte quest'anno, la Befana 5, e i Re Magi si moltiplicherebbero per 9. Potrebbero avvistare fra tutti 21 comete. Che c'entra questo, no, l'avvistamento delle comete? Vabbè, però voglio dire, bisogna darsi da fare. Quindi io, per tutta la comunità di YouTube Italia, produco dei video per compartire, condividere con tutti voi i miei pensieri, le mie idee, però vorrei che anche la comunità di YouTube Italia compartisse con me la diffusione dei video. Quindi io vi posto i video, però mi raccomando, una mano lava un'altra, aiutatemi che Dio vi aiuterà. Guardiate per favore tutti i miei video, commentateli e votate mi piace, metteteli fra i favoriti,
condividete il link, pubblicate il link dei miei video in quante reti sociali è possibile, piattaforme mediatiche, perché così mi aiuterete a uscire dai problemi che forse condivido con tutte e tutti voi. E in questo modo, aspettando Babbo Natale, si farà una realtà. Che cosa vi chiederei? Beh, io un notte quarto, però non so voi che cosa vi piacerebbe regalarmi. Naturalmente non vi chiedo denaro, ma se voi guardate tutti i miei video contribuirete a che YouTube mi dia del denaro. Quindi guardate tutti i miei video e poi nella discussione del canale, dopo che avete guardato tutti i miei video, scrivete quale dispositivo vi piacerebbe regalarmi. E quindi, se molti di voi guardassero i miei video, magari YouTube mi dà 100, 200, 500 dollari e poi ascolterò le suggerenze, quelle che sono state suggerite più volte. Cioè, se tutti voi mi dite un Nexus 7, allora io mi dovrò comprare un Nexus 7. Se tutti voi, la maggior parte, mi dite un Note 4, mi dovrò comprare un Note 4. Certo, poi bisogna vedere l'effettiva disponibilità di denaro, perché se YouTube mi paga 100 dollari e il Note 4 costa 600 e non me lo posso comprare. Se invece mi pagano 1000 dollari e il Note 4 costa 600, magari succede che posso pure comprare qualcos'altro o mettere i soldi da parte. Quindi sta a voi che io possa aspettare Babbo Natale, e sta a voi il tipo di regalo che Babbo Natale mi può portare. Se in molti guardano tutti i miei video, magari chissà. E poi un'altra cosa, io vorrei guardare i video di chi guarda i miei video, quindi più volte voi guardate i miei video, più volte io guarderò i vostri. Più votate mi piace i miei video, più io voterò mi piace i vostri video, più mi ricommentate, non dico bene, ma con onestà, e più io vi commenterò i vostri video. Più vi iscrivete al mio canale, più io mi iscrivo al vostro, però non fate che vi iscrivete e poi vi cancellate, se no mi cancello anch'io. E quindi il mio deal, la mia proposta è proprio questa: guardate tutti i miei video in modo da vincere insieme una sfida, che YouTube mi dia almeno 100 dollari e così mi fate fare un buon Natale. E vi ringrazio di avermi seguito fino adesso. Quasi quasi mi commuovo. Lo voglio il Samsung Galaxy Note 4, per favore fate uno sforzo. E se invece guarderete moltissime volte il mio video, magari arriverò anche, per i fanatici dell'Apple, a comprare un iPhone 6 Plus. Però per quello ci avrò bisogno di molte più visioni. Quindi forza e coraggio, aspettando Babbo Natale e i suoi regali, io vi sfido a farmi aspettare Babbo Natale guardando più di una volta tutti i miei video. Perché ci sia più di una visione in ogni video. E se lo farete in molti, se condividerete le visioni dei miei video in molti, mi farete un grande favore ed io, guardando i vostri video, ve lo ricambierò. Allora, d'accordo? Adesso faccio una vista Windows PS, come si diceva una volta, post scriptum. Invece in questo caso dovrebbe essere post filmatum. Che cos'è meglio secondo voi per filmarsi e fare un video per YouTube? Io di solito prediligo alla corta distanza i cellulari, come questo che sto impiegando, che è un Nokia Asha 302, che c'è 3,2 megapixel, che è buono. Io invece nel 2013 ho usato il mio cellulare, che adesso ecco ho qua, che è un Samsung
Galaxy 5360. Poi ho usato il tablet in alcuni video, però purtroppo adesso gli si è fottuto l'audio, il microfono. Quando gli picchio, gli tamburello, il microfono registra, ma la voce non la registra, non so perché. È un Eurocase, marca fottutissimamente cattiva, e Utb 710 MDQ. Poi ho anche utilizzato una filmatrice, la Everio della Ilunga VC, che è molto buona, la adesso non mi ricordo. Beh, è una filmatrice Everio. Io vi chiedo a voi, che siete magari più esperti di me, che cosa mi consigliate nel caso in molti vedano i miei video e YouTube mi paghi per filmarmi, perché di registrarmi adesso come sto facendo col cellulare, magari con una telecamera frontale, di usare una filmatrice di quelle che hanno magari 4K, per cui ti pigliano tutto intorno, gli metti un cavalluccio, oppure una camera fotografica digitale o un cellulare o qualsiasi altro, un iPhone, un iPod, forse un tablet. Quindi nella discussione del mio canale, quando avrete visto tutti i miei video, oltre a mettermi il dispositivo, spiegatemi qual è il migliore per poter fare dei videoclip per YouTube, perché ha miglior formato di video, migliore, non so, obiettivo e tutte queste cose. Beh, aspetto i vostri sagaci commentari e arrivederci.